Vediamo sempre situazioni ordinarie nella vita, quando si tratta di senza tetto, per esempio. Mi spiego meglio. Loro sono poveri, non hanno nulla, e noi che dovremmo essere quelli con casa e soldi, gli doniamo qualcosina. Ma chi dice che anche noi non abbiamo bisogno di aiuto? Alcuni senza tetto hanno un cuore davvero grande e si accorgono pure di certe cose. E se c'è da aiutare qualcuno in difficoltà non ci pensano due volte. Volete capirne di più? Allora rimanete fino alla fine. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questa nuova bellissima storia dal mondo, più o meno. Se siete seduti o sdraiati o che ne so, una mezza via, quindi seduraiati, partiamo. I senza tetto a volte fanno paura alle persone. Lo so, non è una cosa che avreste voluto sentire, ma la realtà è questa. Tanti non si avvicinano soltanto per paura di, infettarsi. Chi lo sa? È vero che alcuni sono soltanto finti senza tetto, che non vogliono far altro che ingannare. Ma altri, che se ne stanno buoni nel loro punto con un cartello in mano, non hanno davvero nulla di strano. Semplicemente la vita li ha distrutti e portati alla rovina. Tra le persone più bisognose ci sono anche i veterani di guerra. Hanno combattuto anni e anni per cosa poi? Per ritrovarsi tra le strade, vedendo la sofferenza sia sui campi di battaglia che nella realtà di tutti i giorni. Come Johnny Bobbitt, che mendicava su una strada abbastanza pericolosa in Filadelfia. Faceva parte dei Marine, ha dedicato la sua intera vita a proteggere il suo paese, scoprendo che quest'ultimo non avrebbe fatto lo stesso per lui. Le difficoltà nella vita erano tantissime dopo che aveva finito di servire, non riusciva a integrarsi e nonostante fosse sempre sorridente con un lavoro abbastanza proficuo, la sua vita stava andando in pezzi. La prima cosa da fare per aiutare i veterani è sicuramente farli fare sedute psichiatriche, ma lui non ne ricevette mai. Era del tutto solo. Alla fine, tra tante disavventure, era finito per strada, ma ora la sua anima era tranquilla, niente pressioni e niente stress inutile dalla vita di tutti i giorni. Eppure il cibo spesso mancava e durante l'inverno soffriva davvero tanto. Era pronto a tornare nella società, ma ormai era tardi, finché un giorno un evento inatteso gli ha cambiato la vita. Una ragazza di nome Kate, di 27 anni all'epoca, stava passando per la superstrada in cui si era messo Johnny a mendicare. Era partita da casa molto tardi e qualcosa nella macchina non andava. Di tanto in tanto la barra che segnala la benzina faceva brutti scherzi saltando da pieno a vuoto in un attimo. Così non era riuscita a capire bene come fosse messa e alla fine si è ritrovata secco. Non era mai successa una cosa del genere, quindi era spaventata come non mai. Una ragazza completamente sola in mezzo alla strada. Ha cercato prima di mettersi di lato e uscendo ha provato a vedere se c'era qualche benzinaio, ma nulla da fare. C'erano un paio di palazzi e case a molti chilometri di distanza. Ma aveva paura a fare un tragitto del genere. Chissà cosa poteva succedere. Ad un certo punto ha notato un senzatetto che stava venendo verso di lei. Era pronta a chiamare il suo ragazzo per chiedere aiuto quando l'uomo le disse «Aspetta, non voglio farti del male. C'è qualcosa che non va?» Johnny aveva visto tutta la scena. Era quello il posto dove stava ogni giorno. E vedendo in difficoltà Kate era andato a chiedere se avesse bisogno di qualcosa e per avvertirla. Infatti le disse anche «Rientra in macchina, questo posto è pericoloso la sera, chiuditi bene a chiave, io vado a prendere un po' di benzina». Kate era rimasta molto colpita. Sembrava potesse fidarsi e senza esitare si era messa in macchina. Johnny conosceva bene il posto, la prima stazione era a 3 km di distanza. E sapete cosa ha fatto? Li ha percorsi tutti, andata e ritorno. E sapete la cosa più sorprendente ancora? Aveva usato i 20 dollari racimolati in quella giornata per comprare la benzina alla ragazza in modo che tornasse sana e salva. Kate era commossa. L'uomo era tornato con una tanica rossa piena. E dopo aver fatto rifornimento, per ringraziarlo l'aveva portato dal suo ragazzo che gli aveva offerto del cibo. Ma non bastava, la generosità di quell'uomo aveva colpito Kate nel profondo. Così ha aperto una campagna di raccolta fondi su internet. Il suo intento era raccogliere qualche migliaio giusto per permettergli di trovarsi un affitto per un mese, o comunque mangiare più tempo possibile. La storia è diventata poi virale e alla fine Kate aveva raccolto 376.000 dollari. Insieme erano anche andati a Good Morning America per parlare del traguardo raggiunto e della loro storia. Ma ancora non finisce in realtà. Tutti pensiamo sia una storia a lieto fine, vero? Johnny voleva comprare casa e uno dei suoi sogni era lavorare da Amazon. Gli sembrava un bellissimo posto dove instaurare anche dei rapporti. Ma dalla fine della raccolta fondi lui aveva avuto accesso soltanto a 25.000 dollari dei quasi 400.000. Perché? Beh, questa è un'altra storia piena di colpi di scena. Se volete il seguito allora arriviamo a 3.000 mi piace perché vi assicuro che c'è davvero tanto ma tanto da raccontare ancora. Con questo concludiamo, noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.